fare lo scrittore. Casualmente mi sono ritrovato in una camerata della caserma, di una caserma, a fare un tatuaggio a uno. Dove mi trovo? Che anno è? Chi so io? Chi so? Boh, no, non saprei. Al secolo, loro dicono, svicolo. E mi diverto a abbellire la pelle e non lo volevo fare, è stato un errore del percorso. Era scritto che dovevo fare lo scrittore. Quando ho iniziato io era illegale, in Italia equivaleva allo sfregio permanente, mentre in Europa o accanto a noi dei studi ce n'erano già, sono sempre stati, insomma. Noi siamo stati un paese all'avanguardia, però sotto il profilo del tatuaggio Made in Italy. Made in Italy sarebbe tutto il tatuaggio criminale, tutto il tatuaggio carcerario, diciamo, che poi è uguale. Lo conosciamo pure a già 12 anni così, ma attraverso chi ce l'aveva, cioè sai che cos'è. Noi eravamo tre compagni così, tre amici, che eravamo tutti bravi a disegnare. E siccome sotto casa nostra c'era il marasma, mentre quelli si tatuavano a mano i grandi così, a noi ci chiamavano per disegnare. E lì abbiamo fatto tutti e tre, non solo io, tipo una decina di tatuaggi su tutta l'estate, poi però ho dimenticato proprio, ma non ci ho mai più pensato fino a quel giorno in caserma che stavo a far militare. E poi da lì è ricominciata la cosa. Il tatuaggio è una forma tribale, quindi dal Paleolitico fino al Medioevo, in tutte le forme, in tutte le civiltà, in tutte le situazioni c'è sempre stato. Capitan Cook ha scoperto l'Australia, Nuova Zelanda, tutta l'Oceania, il primo sbarco è stato a Tahiti e da lì hanno incontrato che questi erano tutti colorati addosso. È un colore solo, è nero. Sentendo il rumore degli strumenti che usavano per fare questo tipo di cosa, il rumore faceva. Senti, se lo separi? Che è Tatau. La Tatau erano inglesi, tornati in Inghilterra, si è trasformato in tattoo. E tuttora il termine è differente, perché per tattoo si intende tatuaggio elettrico, mentre per tatau il tatuaggio manuale. Ci stanno tantissimi posti nel mondo che ancora praticano il tatuaggio manuale. Si presume che il primo tatuaggio è stato involontario, mentre questo tipo che affilava la punta del bastone, la bruciava per prepararla, ci si è puncicato e il nero del carbone gli ha tinto la pelle. Si dice che è andato a cavallo con le prime pitture rupestri. Il lavoro del secolo, dove diventi bello, ricco e famoso,
e tutti lo vanno a fare. È una mania, è proprio una mania a livello, un'infezione collettiva che non ci avrà proprio, no, non c'è modo di fermarla. Non lo so che è successo, è una cosa incredibile. Un posto solo in tutto il mondo, uno solo in tutto il mondo, dove questa cosa ha sforato, e in una città ci sono 1115 studi a Roma. Roma ha battuto tutti i record da sola, comprende tutta New York, Los Angeles, Miami, che non credo che arrivano a 1115 studi su strada, su una città sola che fa forse 5 milioni di persone, non so a Roma quanto fa. L'incremento numerico è stato pure attraverso tutti i pittori, aerografisti, disegnatori, ce ne sono un botto, però di Milo Manara sul fumetto, Magnus, oppure Frank Frasetta, Vallejo, ce ne escono sempre uno su tot, non riuscivano, e quindi si sono buttati tutti sui tatuaggi. C'è una spiegazione sola, che sicuramente non c'entra niente con l'arte del tatuaggio, con quello che veramente è, ma col business. E quindi che succede? Che fino a 30 anni fa il fulcro era quello, la bottega, era un segreto, c'erano i stregoni e c'erano i segreti, ma dal Novecento. E adesso niente, adesso è tutto prêt-à-porter. Ti dicono che non è necessario saper disegnare o intendersi di arte grafica, perché tanto fai lo stampo, poi lo sai, che quella è la dottrina. E quindi tutti si sono sentiti in diritto di dire, allora lo posso fare pure io. E lo fanno tutti. Tra un po' sarà una cosa che lo trovi al supermercato, trovi un tatuatore monouso, fai da te, che te lo porti, quello dura un tatuaggio, poi scompare al prezzo di 15 euro. Viene gente qui e dice, scusi, quanto sta al chilo il tatuaggio? In bianco e nero a colori, signor? Ne va assaggiare un pezzetto? Che faccio, lascio. È così, è così. Voi siete tatuati? Non può. Vorrei, ma non posso. Sì, 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 sa, prova. Sa. È la mia moto. No, non te la faccio vedere, non te la faccio vedere. Se cambiate qualche centimetro, non c'è problema. Vabbè, vale, vale. Non ci vede, mi sono svegliato adesso. È mattina. Ci hanno tirato giù del letto perché si è intervista lampo. Ah sì. Lei è qua. Allora, qua a scuola non ci si mannaggia. Lo so. È da Marranella. C'è niente da fare. Parla, stiamo tra di noi. Insomma, non puoi parlare. Sì, dai. Come che dici? Di raccontare la tua cazzo di storia. Racconti, ciao, so. È vero? Sì. Si inizia così, sono Nicolò e so cose su di me e sugli altri. Tengo l'obiettivo, non ti temo, ti posso guardare e comunicare con te, oppure faccio il vago di Polonia perché te guarda e guardo su. Inconsapevole pensiero, domando. Sapone, caro sapone. Ma non possiamo fare una cosa tutta mimata? Eh? Svicolo tutto dritto.
Vado a prendere una sigaretta. Lo posso dire? Non sapete chi è il Capitan Cook? Non sai chi è il Capitan Cook? Allora me ne vado. Di che dobbiamo parlare? Siamo qui. È finita? Ma sto a parlare a voto? No.